Arrivano da solo, se la mano, ma Cimna, la masmania, ma Cimna, la Questo è un canto tipico d'amore indiano della tribù degli Arrapao. Una tribù che ha secoli e secoli di tradizioni amorose, dove l'amore si pratica come ve lo spiego io. Tutta la tribù chiava così, tranne uno, il capo, anzi il figlio del capo, Mazza Nera. Ma interessiamoci delle pratiche amorose. Le donne, strappando la capocchia del cactus, se la mettono vicino alla gamba, anzi vicino all'alluce, che è vicino al cellulo. È un piede nuovo, di nuova fabbricazione Oxford. Dopo un periodo di tirocinio, durato 2-3 giorni, quando la spina del cactus va in cancrena, l'uomo gli comincia a venire duro. E mentre i lupi sulle colline urlano, anzi rirullano, ecco che arriva Cesare ragazzi. Mentre tutti però fanno questo bordellone, Mazza Nera nella sua solitudine medita vendetta. Esce di notte e Carpor Carponi odorava il culo alle cavalle. Ma le capitò un incidente. Una cavalla gli cagò addosso. Allora ne inventò un'altra. Si fece costruire dal padre, grosso finanziere della famiglia, una radio privata, la famosa Radio Skull, che trasmette in fumi 1111X2, quasi una schedina. Adocchiò finalmente una donna, Scella Pezzata, e le dedicò una hipparete intera. Ottava in classifica era Tu mi scassata la penna, di Bolotti, Boffi, Gardani, Nullo. Settimo, Senti camo viene lui. Sesta, Vado in culo a una pace. Quarta, perché la terza non c'era. Quarta, Amore scusami, di Luttazzi e Sifoni, Antonio Libroso. E il quarto in angolo. Buongiorno, vediamo dai. La seconda non c'è. La prima. Di la dinastia degli Arrapao, bruciati da un fuoco fatuo. Alla massimana, che sanno, ma la massimana. Vuol dire sta finendo il pezzo. Vuol dire che il pezzo ancora deve finire. Ma quando cazzo è lungo sto pezzo? La fa troppo lungo il pezzo. Sta ritornando Goggia.